In studio Sergio Ferri per questa edizione delle news e tra l'altro abbiamo lo studio pieno di ospiti, tra cui spicca Giuliana che è anche vicino a me al microfono, perché parliamo di Onda Libera TV e altre visuali. Allora, andiamo con ordine. Prima di tutto, Onda Libera TV è che cosa? È una televisione radio che parla delle nostre disabilità e cerca di portare alla luce tutto quello che sono le difficoltà nel mondo della disabilità e come tutti quanti dovremmo approcciarci. Questa televisione e radio si sente solo tramite web? Sì, è solo in web. Invece altre visuali è un progetto che riguarda tutti voi. Sì. E che cosa fate in particolare durante questo progetto? Ma noi ci incontriamo solitamente il mercoledì per poter parlare di questo nostro progetto e quindi organizzare quello che sono le uscite, gli incontri, e le riprese, e logicamente poi i commenti che verranno poi fatti intorno alle nostre uscite. Sono curioso, che cosa avete deciso, cosa è venuto fuori mercoledì quando vi siete incontrati prima di venire qui a Radio Smeralda? Abbiamo giustamente organizzato delle domande da potervi fare e scelto chi di noi doveva farle e poi hanno scelto me ora per rispondere alle tue. Senti, e invece la distribuzione dei compiti, chi intervista, chi fa le riprese, come avviene? Diciamo che è una cosa che viene chiesta a noi e ce la dividiamo equamente e a scelta, ecco, chi è più abile nel farlo. Ad esempio non potrei mai io fare riprese in quanto io non vedo, quindi oltre alla voce posso fare ben poco, mentre invece abbiamo persone che sono molto molto abili nel riprendere, sì, nella fotografia e quant'altro. E ti diverti tu in particolare? Sì. Sì, mi piace. Ma poi ti riascolti anche per quello che fai? Solitamente qua no, su altre cose sì. C'è un particolare che chi presta la voce in radio oppure se la registra a casa, poi quando se la riascolta non si piace mai. Esattamente, a me succede sempre questo, quando mi riascolto non mi piaccio mai. E vorresti correggere che cosa? Il tono, l'impostazione, quello che dici? Bah, a volte sì, l'impostazione, a volte ecco, l'impatto del microfono, della diretta o qualche altra cosa mi blocca sempre. Poi magari la riascolti, la rifai e trovi delle cose che si possono aggiustare. Sì. Senti Giuliana, e invece i progetti futuri? Che cosa facciamo nel futuro? Chi andiamo a intervistare? Cosa avete in programma? Allora, dunque, dobbiamo incontrarci il prossimo mercoledì per poi stabilire le prossime uscite e le prossime cose da organizzare, quindi le varie interviste e quant'altro. I vostri soggetti da intervistare sono tutte, diciamo, realtà che riguardano la comunicazione o la disabilità o anche altro? Per il momento è stato parlato ecco, di disabilità e di organizzazione in base a questo, ma credo che in un futuro prossimo vorremmo allargarci proprio un po' a tutto, proprio per portar voce a tutto il mondo delle disabilità e poter dare spazio. Certo, sì. Certo. Senti Giuliana, i nostri radioascoltatori a questo punto credo, immagino, siano curiosi magari di vedere i vostri servizi, di ascoltarvi. Come è possibile fare questo? Tramite il nostro sito. Dimmelo. ondalibera.tv. Quindi www, le famose 3W, esatto, doppie, www.ondalibera.tv oppure tutto attaccato. .tv. Ah, però. E allora lì vedremo tutti voi all'opera. Sì. Ma ci è concesso anche applaudire oppure no? Ma penso proprio di sì. Allora possiamo fare un applauso? Ma sicuramente. E allora facciamolo.